Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione in apertura. Parliamo della finanziaria e la pioggia di emendamenti. Si ricomincia lunedì prossimo. Critico il capogruppo di Forza Italia LAS, Marco Falcone, che analizza i tagli in un videomessaggio inviato al TG News. È in programma lunedì l'esame della finanziaria regionale siciliana. Ieri l'ARS ha sospeso i lavori dopo appena un'ora ed ha deciso il rinvio alla prossima settimana quando si inizierà. Una sorta di tour de force che dovrà portare sino all'approvazione in settimana, visto che l'esercizio provvisorio scadrà il lunedì successivo, 29 febbraio. Il termine per gli emendamenti è stato fissato per questa sera ed il percorso si annuncia tutt'altro che semplice. Critico così il capogruppo di Forza Italia, Marco Falcone, che in un video a TG News analizza i tagli. E la legge dai tagli indiscriminati e dalle entrate incerte. Hanno tagliato ben 132 milioni di euro ai comuni dell'isola, stanno affamando le province, hanno ridotto a lumicino le risorse per le università, per la cultura, per la pubblica istruzione. Tutte le realtà più importanti sono state penalizzate. È una finanziaria che non ha alcuna norma per la crescita e per lo sviluppo dell'isola. Si allarga l'inchiesta della Guardia di Finanza che nel novembre scorso fece scattare gli arresti domiciliari per il factotum di una residenza per anziani in provincia di Catania. Adesso risulta iscritto nel registro degli indagati anche il titolare della struttura che secondo gli inquirenti sarebbe la mente del raggiro. Si sarebbero fatti cointestare i conti correnti degli anziani ospitati nella casa di riposo che gestivano, appropriandosi di ingenti somme di denaro. Si allarga l'inchiesta della Guardia di Finanza che nel novembre scorso fece scattare gli arresti domiciliari per il factotum di una residenza per anziani della provincia di Catania, accusato di circonvenzione di persone incapaci e appropriazione indebita. Adesso, infatti, risulta iscritto sul registro degli indagati anche il titolare della struttura che, secondo gli inquirenti, sarebbe la mente del presunto raggiro. L'uomo, 52 anni ed oggi agli arresti domiciliari, avrebbe dato precise indicazioni al suo collaboratore, disponendo che lo stesso figurasse quale cointestatario nei libretti postali delle vittime. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il factotum, dopo aver effettuato i prelievi, provvedeva a consegnare le somme in contanti direttamente al suo titolare, arrivando in alcuni casi anche ad emettere vaglia postali tratti dai conti correnti dei pazienti. Il GIP di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica, oltre al provvedimento cautelare, ha disposto il sequestro preventivo di 110.000 euro contenuti in un libretto bancario. Parliamo adesso della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa. Dopo i malumori, lo scambio di accuse dei giorni scorsi, sentiamo Alfio Pagliara, che è il commissario ad acta della Camera di Commercio. Io non ho fatto altro che rifarmi dal decreto del Ministero che proprio individua i settori economici. Fra le altre cose, i servizi alle persone non li ho tolti, ma sono contenuti all'interno del cosiddetto altri settori. La pesca non l'ho eliminata per quanto non avesse un quorum, diciamo, più tale da potergli permettere un seggio autonomo, di inserirlo con l'agricoltura. Per quanto riguarda il commercio estero, quello non è un settore economico, quindi non potevo minimamente tenerne conto. Non c'è una legge che vieta che un'impresa possa associarsi in più associazioni. Quindi non capisco perché questi attacchi quando Siracusa stessa l'aveva pubblicata. Ebbene, noi abbiamo controllato, verificato qualcosa come 80.000 unità di imprese e di queste ne abbiamo escluse circa 13.000. Io ho proprio collazionate note, email, verbale di incontri. Ogni atto da me adottato è stato concordato, condiviso e accettato da tutte e tre i segretari di Catania, Siracusa e Ragusa. Ancora tensioni nel mondo della scuola. La riforma del governo non placa l'ira delle migliaia di lavoratori rimasti esclusi dalle graduatorie e dai concorsi. Tra questi c'è il personale ATA, gli operatori e gli amministrativi riuniti in assemblea oggi alla scuola Pizzigoni di via Siena. Ci sentiamo bistrattati, dicono noi esclusi da tutto. Il personale ATA praticamente non è stato mai tenuto in considerazione, anzi addirittura quando c'era l'approvazione della legge 107 si pensava che non parlando del personale ATA, lasciandolo proprio così nel dimenticatoio più assoluto del personale ATA, si faceva un favore al personale ATA. Oggi si vedono i problemi, oggi si vedono i problemi che ci sono più personale docente e meno personale ATA. A noi ci hanno, quando hanno fatto anche l'ultima legge,
a buona scuola a livello nazionale, si parlava in televisione, nei giornali, solo docenti. Personale ATA non ne parlavano quasi nessuno, come se noi non esistevamo. Ci sentiamo anche bistrattati anche come stipendi, perché noi in confronto a loro prendiamo uno stipendio da fame. Ma una cosa che non dice nessuno, che su questa riforma non sono menzionati gli studenti, che è la cosa più grave, è la cosa più grave. Questa è una riforma a costo zero e da qualche parte i soldi devono venire fuori. E da dove si prendono i soldi? Dal personale, che sono la prima voce di spesa di qualsiasi riforma. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione. Spazzano le notizie su Twitter. Cosa leggo? Durante una giornata l'italiano medio dedica 52 minuti al calcio, 20 minuti al sesso e 4 minuti alla politica. Vorrei dire 20 minuti di sesso e 4 di politica. Non è sempre la stessa cosa, visto che i politici ci fanno sesso a noi. Ah! We'll be right back.